Benvenuti in questa nuova lezione, che è la seconda, su Napoleone e l'età napoleonica. Abbiamo sostanzialmente visto nella prima, diciamo, il periodo che va dal 1799 al 1804, cioè quindi sino all'incoronazione all'imperatore, e adesso, diciamo, in questa nuova lezione completiamo, diciamo, il quadro su Napoleone. Beh, appena un anno dopo la pace di Amiens del 1802, nel 1803 le potenze europee formarono una terza coalizione. Ovviamente ci sono le più grandi potenze europee, quindi a parte la Francia, ovviamente Gran Bretagna, Austria, Russia, Prussia, a cui si aggiungono anche Svezia e Regno di Napoli. E la terza coalizione, come la precedente, durò appena un biennio, cioè siamo tra il 1803 e il 1805. In particolare, il 1805 è segnato da due conflitti importanti: la battaglia navale di Trafalgar, no? Il 21 ottobre 1805, nella quale l'ammiraglio Orazio Nelson, che abbiamo già incontrato perché distrugge la flotta francese in Egitto, la battaglia di Aboukir, inflisse un'ulteriore dura sconfitta alle truppe francesi. In quel caso muore anche l'ammiraglio Nelson, colpito da un cecchino francese. Tuttavia, la situazione viene rovesciata poco più di un mese dopo con la battaglia di Austerlitz, considerata il capolavoro bellico di Napoleone. Siamo al 2 dicembre 1805. Questa terza battaglia sancisce la sconfitta dell'Austria e la fine della terza coalizione. Si arrivò quindi alla pace di Presburgo. In base ad essa, l'Austria doveva cedere alla Francia i territori tedeschi e italiani. Ancora una quarta coalizione. Finita la terza coalizione nel 1805, con la pace di Presburgo, nel 1806 arriviamo a una quarta coalizione. La Prussia, preoccupata della presenza egemonica francese, decide di entrare nella quarta coalizione con Inghilterra e Russia. Tuttavia, anche, diciamo, questa quarta coalizione viene, diciamo, liquidata in breve con due battaglie: la battaglia di Jena nel settembre 1806, con la quale vengono sconfitti i prussiani, e la battaglia di Eylau nel febbraio del 1807, dura sconfitta per i russi. Diciamo che alla conclusione della quarta coalizione abbiamo una ridefinizione geopolitica dell'Europa. Questa avviene mediante la pace di Tilsit del 1807. Dai possedimenti sottratti alla Prussia fu creato il regno di Westfalia, a ovest del fiume Elba, e affidato a Alfredo di Napoleone e Gerolamo Bonaparte. Questa è un po' una pratica napoleonica, cioè lui fonda dei nuovi regni dai territori sottratti alle potenze che ha sconfitto, e poi le attribuisce o direttamente a se stesso, come per esempio nel caso del Regno d'Italia, o ai fratelli. Quindi il Regno di Vestfalia diciamo, è attribuito a Gerolamo Bonaparte, e la parte restante degli stati tedeschi diventano, diciamo, formano una federazione di cui diventa il presidente Napoleone. E questo, diciamo, questo fatto importante, questo evento importante, perché segna la fine del Sacro Romano Impero Germanico, e quello che sarà poi definito come, diciamo, il Primo Reich, poi il Secondo Reich, l'Impero Guglielmino, il Terzo Reich, ovviamente quello nazista. I territori a est dell'Elba, qui, diciamo, il confine dell'Elba, a ovest dell'Elba c'è, cioè, questo regno di Vestfalia, a est dell'Elba si forma il Granducato di Varsavia, e poi Luigi Bonaparte diventa re d'Olanda. L'Italia napoleonica. Cosa dire dell'Italia napoleonica? Beh, sostanzialmente è che l'Italia, sin dalla battaglia di Marengo, ma anche prima, è nelle mani dei francesi. La Repubblica Cisalpina diventa un regno d'Italia, diciamo, nell'ottica imperiale, e il regno di Napoli fu dato a un altro fratello di Napoleone, che era Giuseppe Bonaparte. Ora, cosa dire dell'Italia? Sicuramente Napoleone non è un liberatore dell'Italia, perché la usa appunto come una fonte per rifocillare l'esercito, ma anche, diciamo, per diciamo, porvi una tassazione, insomma, la usa un po' come una sorta di tesoretto a quale attingere, anche, diciamo, dal punto di vista delle opere artistiche, molte vengono spostate in Francia. Tuttavia, fu proprio durante il dominio napoleonico
che vi furono delle conseguenze positive perché si assistette ad uno svecchiamento del sistema burocratico amministrativo e anche con un certo progresso economico. Ecco, quindi, e inoltre, diciamo, questo possiamo aggiungere certamente, con Napoleone iniziano a maggiormente girare, diciamo, attraversare l'Italia le idee come quella di patria, nazione, appunto patriottismo, eccetera, eccetera, che erano tipiche della Rivoluzione francese e che in realtà si stavano affermando in quegli anni, che sono ovviamente culturalmente appartengono al romanticismo. Filosoficamente appartengono, diciamo, all'idealismo, grande importanza nei concetti di nazione, grande importanza nei concetti di Stato. Basti pensare ovviamente al famosissimo episodio di Jena, in cui ovviamente Hegel vede Napoleone passare a cavallo. Blocco continentale, quindi siamo arrivati alla quarta coalizione. Ecco, è ovvio che l'unica di queste potenze che effettivamente non era mai stata effettivamente battuta da Napoleone è l'Inghilterra. Con la pace di Tilsit, Napoleone è egemone in Inghilterra, cioè in Europa, ovviamente domina tutta l'Europa, e l'unico modo per danneggiare l'Inghilterra è un blocco navale. Questo blocco navale è stato istituito nel 1806 con il decreto di Berlino. E secondo questo decreto si intimava agli stati sotto il controllo francese di non commerciare con l'Inghilterra, istituendo così un blocco continentale. L'idea di isolare commercialmente l'Inghilterra fu tuttavia fallimentare. Perché? Perché, come abbiamo visto in un video precedente, sin dalla seconda metà del Settecento e poi a maggior ragione nell'Ottocento, cioè dalla prima rivoluzione industriale, lo Stato inglese era uno dei partner commerciali più desiderabili per le potenze europee. Dall'Inghilterra arrivavano beni come cotone, tabacco, caffè di ottima qualità, a prezzi competitivi, ma anche, diciamo, tutto il settore, diciamo, tutti i prodotti tessili. La stessa Francia fu danneggiata da tale blocco, che a ben vedere funzionò parzialmente o non funzionò affatto. Infatti fu sistematicamente disatteso e il contrabbando di merci conobbe un'importante fioritura. Ecco, quando c'è, diciamo, un proibizionismo, quando c'è, diciamo, un vincolo commerciale anche durante. Quando si vuole affermare un monopolio o comunque limitare l'impresa, diciamo, il commercio, gli scambi commerciali, questo difficilmente riesce perché non riuscirà, per esempio, nell'epoca del proibizionismo negli anni 20 negli Stati Uniti, non riesce quando l'Inghilterra vuole imporre il monopolio alle colonie sulla compravendita del tè, e quindi anche in questo caso il blocco continentale in realtà fallisce. Come si è affermato, appunto, il blocco continentale fu di difficilissima attuazione. Napoleone, conscio di ciò, decise allora di invadere e conquistare il Portogallo, che era un importante partner commerciale della Gran Bretagna, e la Spagna. La conquista di quest'ultimo stato, però, fu molto difficoltosa. Gli spagnoli erano supportati dalle truppe inglesi di Lord Wellington, che incontreremo pure nella battaglia di Waterloo, e opposero una strenua resistenza che ritardò la conquista francese fino al 1808, che però questa, diciamo, non, questa conquista francese fu sempre, diciamo, a rischio. Ecco. Si apre lo spazio per un'ulteriore quinta coalizione, riprendendo una dinamica ben rodata, che ogni qualvolta la Francia è un attimino è in pace o in difficoltà, si forma un'altra coalizione, la quinta coalizione del 1809. Napoleone ebbe ragione di essa, e sconfiggendo pesantemente gli austriaci. Si arriva così alla pace di Schönbrunn. Il blocco navale è anche l'anticamera per quella che probabilmente è la disfatta di maggiori proporzioni nell'età napoleonica per l'imperatore dei francesi, ed è la campagna di Russia. Napoleone decide di invadere la Russia in conseguenza della violazione del blocco navale da parte dello zar Alessandro I. Oltre a violare il blocco, lo zar aveva imposto anche dei pesanti dazi sui commerci, sulle merci, scusate, importate dalla Francia, danneggiando così l'economia francese. Quindi, che cosa succede? Che Napoleone si mette alla testa di una forza di invasione di 650.000 uomini, che è la più grande forza di invasione, che è la, diciamo, più grande armata. Che è la più grande armata che la storia abbia mai conosciuto fino all'epoca, fino ad allora.
Una buona parte sono francesi, soldati, altri sono arruolati dei regni sottomessi. La campagna di Russia va, diciamo, attraversa, va dal giugno all'ottobre 1812 e in 3 mesi le truppe raggiungono Mosca. Ma di fatto, diciamo, questa campagna è un completo fallimento. Perché è un completo fallimento? Perché effettivamente l'esercito russo si ritira, brucia tutto. Diciamo tutte le possibili risorse potevano essere sfruttate dalle truppe guidate da Napoleone, che dunque devono affrontare queste lunghissime marce infreddoliti, affamati, e anche quando giungono, questa è appunto la tattica della terra bruciata, anche quando giungono a Mosca non trovano nient'altro che una città deserta e di conseguenza conquistano niente. Gli stenti, quindi il freddo, il famoso generale inverno, le continue azioni di guerriglia dei russi contro le truppe d'invasione lograno l'esercito Napoleone. L'imperatore fu pertanto costretto a dichiarare la ritirata e, diciamo, la proporzione tra i soldati che sono partiti e quelli che sono ritornati ci fa capire quanto sia stato fallimentare. Circa 20.000 uomini, 17-20.000 uomini tornano di quei iniziali 650.000. Questa, diciamo, è un'immagine molto importante. È la cosiddetta mappa di Minard, che ci dà un'idea grafica di quanto sia stata fallimentare. Ora, a parte che nella descrizione del video c'è un link dove approfondisco, diciamo, l'importanza di questa mappa descrivendola, ma basti capire che questo, diciamo, questa linea, man mano più spessa, beige, è l'andata dell'invasione e questa rossa è il ritorno dell'invasione. Basti pensare che una delle metriche, quella più evidente, è che la larghezza di questa linea, è proporzionale al numero di individui, quindi è ovvio che questa qui nera è ritirata, gli individui stanno via diminuendo perché muoiono, e muoiono anche nell'andata, ma a maggior ragione nel ritorno. Interessante notare che poi Claude-Joseph Minard era un ingegnere civile, se voi guardate la data di nascita e quella di morte, formatosi proprio nelle scuole politecniche istituite da Napoleone. Oltre al gran valore storico, questa mappa poi è utilizzata perché? Perché è un eccellente, diciamo, un esempio eccellente nella pratica della data visualization, della visualizzazione dei dati. In un colpo d'occhio ci rendiamo conto di quanto sia stata fallimentare questa campagna napoleonica. Fine dell'impero, siamo nel biennio fra il 13 e il 15. La disastrosa campagna di Russia aveva minato il mito napoleonico dell'invincibilità, non era più invincibile. Gran Bretagna, Russia, Svezia e Prussia si riuniscono per dare vita a una sesta coalizione che sconfigge in prima battuta Napoleone a Lipsia e Napoleone viene esiliato sull'isola d'Elba di cui assume il governo. Nel frattempo Luigi XVIII, che è il fratello di Luigi XVI, il re durante la rivoluzione, poi è stato decapitato nel 93, è posto sul nuovo trono francese. Prove tecniche di restaurazione. Non è un caso, infatti, che mentre Napoleone si trova all'isola d'Elba, quindi ormai è dato per concluso in maniera errata diciamo, il periodo napoleonico, si apre a Vienna il congresso e dunque la stagione della restaurazione. Il congresso che andrà dal 1 novembre del 14 al 9 giugno del 15. No? Poi, ovviamente, parliamo del congresso di Vienna in una lezione a parte, però basti sapere che mentre i diplomatici, i capi di Stato, comunque quelli che potremmo definire ministri degli esteri, si riuniscono a Vienna per ridefinire e far tornare indietro da una certa del tempo l'Europa pre-rivoluzione francese, Napoleone riesce a fuggire dall'esilio all'isola d'Elba, torna in Francia, dove gode di una popolarità immensa, soprattutto nelle fasce dell'esercito. Luigi XVIII fugge e dà vita a quel famoso governo dei 100 giorni, dura 3 mesi, dal marzo al giugno 1815. Le potenze europee organizzano una settima ed ultima coalizione e lo sconfiggono a Waterloo il 18 giugno 1815. Napoleone fu pertanto nuovamente esiliato, ma in una località molto più remota, l'isola di Sant'Elena, al largo delle coste occidentali dell'Africa, e lì muore. Data famosissima, il 5 maggio 1921, 1821, qui c'è un errore ovviamente, nel 1821, ovviamente famosa, diciamo, la poesia dedicatagli,
Non si sa bene se sia morto per un tumore all'intestino o di avvelenamento, sono queste due ipotesi sul tavolo. Però diciamo che l'epoca napoleonica, l'età napoleonica, si conclude effettivamente con la battaglia di Waterloo e dunque è con quasi parallelo, con i quasi paralleli lavori del congresso di Vienna. E con questa lezione è tutto, e arrivederci alla prossima. Come al solito, il link è nella descrizione, il link al blog con la timeline interattiva, una geomappa interattiva. È nel link del blog, è nella descrizione del video, e c'è anche il link per approfondire la mappa di Minard. Arrivederci quindi alla prossima lezione.